Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7. A Saione e nuovo punto Via Guido Monaco. Numero verde 800 909 206. E amici sportivi a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo nella sede dell'Olmo Ponte con il presidente Marco Treghini, che ringraziamo per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero, e per parlare, per vedere, per verificare come si è organizzato l'Olmo Ponte nel continuare a fare calcio giovanile in questo momento di pandemia. Buonasera a tutti. Ci siamo organizzati, credo, in maniera abbastanza semplice. Abbiamo praticamente diminuito gli allenamenti da 3 a 2, però continuiamo a farli. Ovviamente abbiamo tutte persone che hanno fatto la vaccinazione, perché è chiaro che oggi non si può vincere questo tipo di situazione. Controlliamo tutti i green pass all'entrata, però diciamo che nonostante qualche defezione che c'è da parte dei ragazzi, perché chi è in quarantena o chi effettivamente ha preso il Covid, continuiamo ad avere un buon numero di partecipanti e crediamo che facendolo come stiamo facendo noi siano soddisfatti anche i genitori, anzi qualcuno ci ha anche ringraziato e ha detto di continuare, e c'è una collaborazione anche con i genitori stessi, che chiaramente non disdegnano questo controllo che noi facciamo in maniera molto capillare. Del resto gli impianti sportivi, l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti, vi aiutano a sviluppare questo calcio giovanile, specialmente in questo momento in cui servono spazi e spogliatoi. Assolutamente, noi avendo ridotto gli allenamenti da 3 a 2 e avendo anche la possibilità di usufruire 8 spogliatoi, avendo poi anche diciamo, 2 campi in erba che ora veramente sono ritornati a uno splendore importante, il campo sintetico, ma anche altri 3-4 spazi, non ci diciamo, riesce difficile poter fare quel discorso di distanziamento che è tanto richiesto, e questo vale sia per gli spogliatoi e soprattutto per fuori, quindi diciamo siamo molto aiutati dal discorso degli impianti. Il sintetico, che specialmente nei periodi invernali consente insomma di continuare a fare gli allenamenti ai ragazzi, insomma proprio è tutelare anche in questo modo i ragazzi che non giocano magari sui terreni pesanti. Certamente, a parte che ora sono ritornati abbastanza bene anche i campi, gli altri campi. Abbiamo passato un periodo di una 15-20 giorni che grazie al sintetico abbiamo consentito agli allenatori e ai ragazzi di fare degli allenamenti tecnicamente validi, che se non c'era il sintetico francamente non sappiamo come... Ci siamo fermati solo per la neve col sintetico, perché non ci si può giocare, ma ha piovuto, è stato brutto, c'è stato di tutto, però... Abbiamo continuato alternando le varie squadre, cercando di dare un po' a tutti la possibilità di andarci, e francamente è funzionato molto bene. Dove voi tenete proprio presente quella che è la sicurezza dei ragazzi? Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di parlare con Claudio e Luca Sorini, i responsabili della vostra infermeria, due persone qualificate che sanno il fatto loro. Sì, certo, al di là di quello che ho detto che riguarda il Covid, che siamo tutti diciamo concentrati nei controlli, noi per quanto riguarda la sicurezza, quella ordinaria, chiamiamola così, ci abbiamo il fiore all'occhiello, lo posso dire, che sono il babbo e figlio Sorini, che sovrintendono un'infermeria che insomma ci invidiano anche qualche società professionistica, per dire, al di là dell'organizzazione che hanno, di come è strutturata e anche di quello che c'è dentro, insomma materiali, apparecchiature, tutto quanto, ma soprattutto devo dire è la professionalità che loro hanno e che mettono, e oltre insomma a saperci fare anche a livello mediatico con ragazzi, con tutti quanti, insomma sono delle persone squisite che colgo l'occasione ancora una volta di ringraziare. Poi alle tue spalle ci abbiamo qui questo scaffale con tante coppe, tanti trofei, quindi questa la dice lunga su quella che è la tradizione dell'Olmo Ponte nel fare calcio giovanile a grandi livelli. Vabbè, qui è solo una parte delle cose che parte. Abbiamo, ma non perché, cioè è chiaro che il fatto che noi sono anni che siamo in pista, chiamiamo così, e abbiamo fatto anche qualche campionato importante, abbiamo tante squadre, quindi andiamo a fare tanti tornei, qualcuno anche importante,
ogni tanto, anzi ogni più di una volta ci capita che ci riportano a casa qualche bel ricordino, qualche trofeino che noi abbiamo cercato di tenere, soprattutto quelli più importanti, ritengo qui in questa stanza. E questi qui sono i riconoscimenti veri, insomma, almeno una parte dei riconoscimenti, perché poi l'Olmo Ponte ne ha davvero tanti, insomma. Sì, vabbè, al di là di queste coppe, eccetera, ci sono dei riconoscimenti che ci hanno fatto la federazione a livello dirigenziale, a livello, insomma, io tengo molto a qualche campionato che abbiamo vinto, a qualche coppa disciplina che abbiamo vinto, forse quella ci tengo ancora di più, e comunque sì. Questo è importante, adesso bisogna solamente augurarci che questi campionati giovanili riprendano il primo possibile. Allora, è in sicurezza. Diciamo il primo step che hanno dato era la fine di gennaio, anche se già sta maturando l'idea che inizieremo verso la metà febbraio, questo in via ufficiosa. Ma io francamente credo che se si inizia veramente a metà febbraio, ci credo insomma a questa cosa, ecco perché noi cerchiamo comunque di fare questi allenamenti, anzi addirittura quando avremo la sicurezza di quanto, la sicurezza che poi è una parola difficile da pronunciare in questo momento, diciamo quando avremo l'ufficialità che i campionati riprendono verso un certo periodo, allora a quel punto si ricomincia a intensificare laddove possibile gli allenamenti, soprattutto per le squadre che hanno le competizioni più importanti, tipo i regionali, la prima categoria, eccetera. Marco, io ti ringrazio. Come ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti. Va bene, buonasera a tutti, grazie a te. E buon proseguimento di serata. Grazie.